Salve a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere come io lavo i miei mulinelli dopo ogni pescata. Ok, allora stringiamo bene la frizione del nostro mulinello, apriamo l'acqua della fontana, non troppo forte, apriamo l'occhietto e adesso andiamo a lavare soprattutto la bobina dove ci è messa la lenza. Facciamo scorrere l'acqua sull'occhietto con le mani, sul rullino guidafilo, che è la parte più esposta alle salsedine, con le mani bagniamo così il mulinello. Ok, chiudiamo l'acqua e adesso facciamo girare velocemente il mulinello, così mandiamo via tutta l'acqua in eccesso. E ora lo asciughiamo con un panno morbido. Adesso togliamo la nostra bobina e controlliamo che non sia entrata acqua all'interno. E se c'è acqua, lo asciughiamo. Acqua non è entrata, ma un'asciugatina gliela diamo lo stesso con il nostro panno. Così togliamo anche eventuali tracce di salsedine. Controlliamo il tappo della nostra frizione. Perfetto, acqua non è entrata. Bobina, è entrato un po' d'acqua, ma lo asciughiamo. Adesso rimontiamo il tutto. Come potete vedere, è un modo facile e veloce di mantenere in forma i nostri mulinelli da pesca. Chiudiamo la nostra farfalla della frizione, ma non troppo, soprattutto se i mulinelli rimangono fermi per troppo tempo, perché sennò se chiudiamo troppo il tappo della frizione, i dischi della frizione si schiacciano. Ok. E adesso mettiamo un po' di spray a silicone su tutto il mulinello, così. Facciamo girare. Ecco qua. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima. Ciao ciao.